Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube. Cosa ti dice l'energia dell'universo? Puoi riceverla al meglio? Di che segno sei? Oggi è venerdì 25 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Leone. Il cuore duole, il lavoro consola. Venere in dodicesima casa, illuminata dal Sole e con Saturno contro, parla chiaro, su una storia che credevate straordinaria, più nulla da aggiungere. Meglio che ciascuno prenda la propria strada. Se con una persona avete chiuso ma non riuscite a dimenticarla, inutile iscriversi a un corso di Zen o farsi fare l'elettroshock, più semplicemente gettatevi a capofitto nel lavoro. Ordine della coppia Luna piena Plutone nella vostra sesta casa, appunto la stacanovista. Alla sera sarete così stanchi che non avrete altro pensiero che il vostro letto, altro che sciocche romanticherie e nostalgie distruttive. Peccato che il vostro impegno vi sarà ripagato soltanto in serenità, gloria poco o nulla. Ma liberarsi di un peso, dimenticare un'umiliazione o un colpo basso all'orgoglio vale ben più della moneta sonante. Respirate una boccata d'ossigeno, in certi frangenti soli è bello. La coppia ha programmato un viaggio che sarà rinviato o annullato. Rivali in amore che procureranno amarezze, noia e problemi. Messaggio in arrivo. Presto qualcuno potrebbe tornare sui suoi passi e cercarvi ancora una volta. I single rinunceranno, o saranno impediti, a qualche viaggio, possibile per loro anche ritorni di ex fidanzati o ex coniugi. Quante volte lo avete desiderato? Ebbene, per i nati di sabato, una buona notizia. State per ottenerlo. Non precipitatevi subito su quello che vi sembrerà una buona occasione. Agite con prudenza e guardate tutti i lati della questione. Ti sentirai contento, soddisfatto. Un'amica anziana ti darà dei buoni consigli. Sarai attraente. Un tuo desiderio potrà avverarsi o ci sono ottime possibilità che si avveri presto. Forte intuito. Oggi evitate le amicizie virtuali e prendete la decisione di badare molto più al reale, solo così uscirete da un imbuto nel quale vi siete cacciati. Molto lavoro o studio. Non trascurare gli affari che tratti insieme con gli altri. Oggi sarà meglio rimandare gli incontri di lavoro che non ritieni importanti. I nati di domenica oggi attenderanno inutilmente un ritorno atteso e annunciato. Gli altri sapranno armarsi di pazienza e attendere i momenti più opportuni. Iniziative concrete per il lavoro. Buone e concrete opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro nuovo. Non fermatevi ad esaminare la prima proposta, ma alimentate la speranza cercando strade alternative e nuove. Manipolate con attenzione e prudenza eventuali elettrodomestici e apparecchi in tensione, fateli controllare soprattutto se sono vecchi. Giove incrocia Saturno nel vostro cielo lasciando che l'ottimismo vi prenda per mano, entrambi i pianeti vi aiuteranno a risolvere qualche problema che negli ultimi tempi vi ha dato qualche preoccupazione. L'autopersuasione è importante perché può darci una grande forza capace di superare ostacoli che non ci aspettiamo. I vostri segreti sono ben custoditi, quindi non preoccupatevi più di tanto. Lasciate che i sentimenti prendano il sopravvento, quando volete siete in grado di far sentire le persone davvero speciali. Se in questo periodo vivete una relazione romantica, la giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per prendere una decisione che riguarda il vostro futuro. Oggi la Chiesa Cattolica celebra San Giovanni Battista, giornata religiosa e magica nella nostra cultura, essa è posta al culmine della stagione produttiva. La configurazione astrale renderà necessario in particolare nella vita familiare un maggiore impegno, un ruolo più costruttivo. Se appartenete alla prima decade leonina, dovrete lasciar da parte alcuni vostri progetti che riguardavano gli amici, per dedicarvi anima e cuore a figli, genitori, parenti stretti. Si prospetta una giornata se avete vissuto una separazione ora potrete guardare al futuro con occhi nuovi. Superato il dolore iniziale, infatti, potete rimettervi in pista. Per quanto riguarda il lavoro, siete entrati in competizione con voi stessi, avete limiti da superare. Cari Leone, se vi siete separati di recente ora potete finalmente guardare al futuro con positività. Sul lavoro siete un po' in competizione con voi stessi e volete superare i vostri stessi limiti.
Provate a dare delle nuove prospettive alle persone che vi chiederanno consiglio oggi, perché è quello che si aspettano. Talvolta, le persone hanno bisogno di sentirsi dire semplicemente quello che vogliono sentirsi dire. Voi non vi dovrete sforzare più di tanto ad essere consolatori o grandi consiglieri, almeno in un primo momento. Dovete avere soltanto più pazienza del normale e tendere a regolare il loro umore. Venerdì sottotono, nulla a che vedere con le tinte squillanti e il centro della scena a cui siete avvezzi. Amore e creatività nelle retrovie, frenati dal senso del dovere che vi fa sgobbare come muli da mattina a sera, con Venere e il Sole abbioccati in dodicesima casa, quella dove nulla succede, mentre la Luna piena prende piede in sesta casa, la stacanovista dell'oroscopo. Un premio di consolazione tuttavia c'è, i vostri investimenti filano col vento in poppa e magari se la vostra buona stella vi assiste vincete anche all'otto. Amore ed Eros, presi dalle vostre grani di lavoro ai sentimenti non pensate nemmeno, il partner dovrebbe saperlo che lo amate lo stesso, le cose non cambiano nel giro di 24 ore. Nessun problema anche se il partner non c'è, di innamorarvi non se ne parla. Non ne avete il tempo, nemmeno per frequentare persone e individuare qualcuno che faccia al caso vostro, meglio proiettare l'affettività sul vostro quattro zampe che vi aspetta tranquillo senza farvi pressing e naturalmente non vi chiede, come nella vecchia formuletta pubblicitaria, mi ami, ma quanto mi ami? Finalmente potete rilassarvi. Sfruttate la giornata per stare con il partner e mettere a punto i dettagli del più importante progetto di cui abbiate finora parlato. I prossimi giorni saranno impegnativi. Marte è nel vostro segno e una serata speciale in compagnia della vostra dolce metà vi attende. Non vi preoccupate se la persona che avete accanto fa qualche capriccio e sappiate perdonare i suoi alti e bassi. Vedrete che il vostro temperamento conciliante assicurerà la sua più completa dedizione. Se siete cuori solitari, vivrete un momento di frenetico desiderio di conoscere, di intrattenere rapporti con gente nuova, da stupire con la vostra personalità estrosa. In molti casi riuscirete nell'impresa di ammagliare letteralmente qualcuno. Lavoro e denaro, clou della giornata, forse come trampolino di lancio verso il successo. Il vostro vero traguardo, perché qualcosa, chiamatela come vi pare destino o karma, vi indirizza in quella direzione dalla quale non vi volete e non vi potete schiodare. Si sgobba e se qualcosa non gira si rifà per staccare la spina e andarsene in vacanza senza pendenze o arretrati che finirebbero inesorabilmente sulla vostra scrivania aspettandovi al rientro. Investimenti in preda alla confusione, evitate di andare in panico e toccarli. Come sono scesi, risaliranno. In questa giornata riceverete un'ottima notizia, che vi farà apprezzare di più il lavoro che fate che forse ultimamente consideravate un po' monotono. Così non potrete più dire una cosa del genere. Questa giornata potete pensare a come cogliere l'occasione, nei prossimi giorni, per farvi avanti con un vostro superiore, allo scopo di esprimere le vostre intenzioni riguardo a un progetto di lavoro cui tenete da tempo. La Luna Sagittario vi aiuta nelle vostre mosse, se siete nati nella seconda decade. Benessere, non siete in formissima e lo specchio ve lo spiffera senza troppe cerimonie, occhi cerchiati. Nessun malanno direbbe il medico, solo stanchezza. Le vitamine sintetiche in estate vanno tenute a distanza, non solo non servono ma sono anche pesanti da metabolizzate, meglio buttarvi su frutta e verdura fresca, i doni del sole ricchi di sostanze preziose contro l'invecchiamento della pelle. Siete ottimisti ed energici, questo vi invoglierà a praticare un po' di sport. Vi sentite in forma e pronti ad affrontare la fatica. Occhio a non strafare, i vostri muscoli potrebbero risentirne. Per lei, basta con quei complessi che vi fanno mettere la bellezza al primo posto, per poi lagnarvi se non siete Miss Universo o Miss Mondo. Siete sane come pesci, avete un lavoro e tutta la vita davanti. Serve altro? Per lui, lavoratori inflessibili e instancabili, in azienda date il massimo ma dai vostri collaboratori pretendete altrettanto. Garantito il successo, ma non dimenticatevi i rapporti umani, contano anche quelli. Colore delle emozioni, testa di moro. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno.
sentimenti, 4, attività, 8, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.